fa qualche mossa, dai! Voglio riprenderti in azione! Fantastico! Ancora un paio di foto e sono a posto! Fantastico! Ancora un paio di foto e sono a posto! Fantastico! Ancora un paio di foto e sono a posto! Fantastico! Ancora un paio di foto e sono a posto! Uno scontro tra spazzini e primogeniti. Normalmente sarei felice di guardarli mentre si fanno il culo a vicenda, ma ci sono troppi innocenti lì intorno. Blocca i combattimenti. Andiamo in diretta. Ci sono novità sugli scagnozzi del CTC e su quei dannati fascisti. È solo questione di tempo prima che... Ehi, andate via di qui. Ho fatto quello che state facendo. Cosa? Lasciatemi stare. Ho detto quello che mi avete chiesto. Quello che volevate che dicessi. Ehi, avete promesso. Lasciatemi stare. Salvato delle persone infette. Bisogna farle arrivare alla stazione medica prima che il veleno le uccida.
Hey Arms, i soccorritori sono tutti morti. Merda, portali via da lì. Ti incontrerai con i miei. Siamo in debito con te. Bel lavoro. Sono Arms. C'è un altro gruppo di manifestanti per le strade. Tienili d'occhio. Tu pensa ai cecchini dall'altro. I miei coprono la strada. Grazie, Cole. Sei uno dei buoni. Pare ci sia qualcosa nascosto qui. Thank you.
I primogeniti stanno spostando una betoniera laggiù. Dovresti distruggerla. Abbiamo bisogno di te per far ripartire i treni. I primogeniti sono spesso di ronda sui binari, per cui fa attenzione.
I federali hanno lanciato altre forniture mediche, ma sono atterrate su quel tetto. Puoi tirarle giù. Un duro colpo è stato inflitto oggi alle forze della tirannia quando i nostri eroici soldati hanno attaccato e distrutto la sede di un'emittente legata ai terroristi che trasmetteva a Empire City. In seguito alla segnalazione di un cittadino, i soldati non solo hanno distrutto le apparecchiature per le trasmissioni, ma hanno anche trovato le prove della pianificazione di un imminente attacco terroristico. Se l'attentato avesse avuto successo, avrebbe causato una catastrofica perdita di vite. Penso di parlare a nome di tutti gli americani quando porgo i nostri ringraziamenti alle coraggiose forze che conducono la guerra contro i nemici di questo paese.